Con certo irritazione tra i residenti della contrada Mulino da capo a Giulianova per la decisione dell'ANAS di effettuare tramite una società siciliana incaricata le analisi geologiche nella zona per il progetto svincolo di Colleranesco, zona industriale del quarto lotto della Termomare, riproponendo il tracciato che pure il comune costiero, recependo le osservazioni dei cittadini, aveva bocciato nel 2018. Un passo indietro su cui i residenti e non solo chiedono delucidazioni. Assolutamente incomprensibile. Avevano proposto un progetto nel 2018 che è stato bocciato, bocciato dai residenti, bocciato dall'amministrazione comunale perché sovradimensionato, costoso, fortemente impattante, io direi anche inutile. Ora non più peraltro riproponibile perché quel percorso bocciato corre esattamente, si sovrappone al nuovo gasdotto Ravenna-Chieti ad alta potenza, quindi c'è un'interferenza insuperabile. E incomprensibilmente, però, l'ANAS ha fatto dietro dietrofront riproponendo quel progetto e facendo carta straccia dell'unico vero progetto facilmente realizzabile, economico e razionale, che era quello che l'ANAS stesso aveva predisposto nel 2004. Ed è esattamente qui, al limitare della zona industriale di Colleranesco, c'è già un segmento stradale pronto, un sottopasso. Viario sottopasso ferroviario pronto. Ci sono ben due rotatorie e c'è un facilissimo collegamento con un segmento stradale molto ampio che permetterebbe a chi esce dal quarto lotto della teramo mare di innestarsi sulla statale per teramo oppure di deviare a sinistra o a destra per raggiungere con l'eranesco o la restante parte della zona industriale. Noi non comprendiamo le ragioni che abbiano spinto l'ANAS. A rimangiare l'accordo dell'ottobre del 2018, riproponendo un progetto a nostro modo di vedere assolutamente antieconomico, irrazionale, fortemente impattante e oltretutto irrealizzabile a causa del nuovo tracciato del gasdotto.